Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come realizzare un gilet con cappuccio per bambino, ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale. Ci servirà innanzitutto un paio di forbici, un gomitolo di lana, serviranno circa 100 grammi, uncinetto da 4,5 mm e uncinetto da 3 mm. Allora, per prima cosa dovete scaricare il cartamodello dal mio blog, trovate il link nell'info box, stamparlo, incollarlo e poi ritagliarlo. E questo è il cartamodello, ci sono le varie misure. Cominciamo ad avviare delle catenelle diverse dal solito, perché diciamo sono delle catenelle con incorporati già i punti bassi. Faccio il cappietto iniziale e due catenelle, inserisco l'uncinetto nella prima catenella, aggancio il filo e lo tiro fuori, due anelli sull'uncinetto, passo tramite il primo anello, due anelli sull'uncinetto e passo tramite entrambi. Inserisco l'uncinetto nell'anellino che si è formato e ripeto lo stesso schema, quindi prima passo tramite il primo anello e poi tramite i due. Nell'anellino che si forma inserisco l'uncinetto, aggancio il filo, passo prima di tutto tramite il primo anello e poi passo tramite gli altri due anelli e proseguo in questo modo. Ovviamente potete anche procedere nel modo ordinario, cioè fate tutte le file di catenelle e poi tutti i punti bassi. Io ho fatto questo per velocizzare, tuttavia siccome questo inizio crea una maglia più ampia, per cui nei giri successivi è importante utilizzare un uncinetto più grande, più spesso. Quindi proseguo in questo modo fino ad ottenere un numero di maglie dispari. Questo perché lo schema che ho deciso di seguire prevede un numero di maglie dispari, però questo modello si può realizzare, cioè sulla base di questo cartamodello potete seguire lo schema che più preferite, cioè potete fare anche tutte maglie basse. Allora, vedete che la riga di catenelle è più ampia del cartamodello, questo perché è uno schema che tende un po' a stringere, quindi io ho preferito farle più larghe rispetto alla base del cartamodello. Allora proseguiamo facendo una catenella e vado a lavorare non la parte della maglia bassa ma l'anellino. Guardando il video mi capite meglio, ecco. Quindi faccio un punto basso e una catenella, salto un punto di base, vado nel punto successivo e faccio un punto basso e una catenella. Salto il punto di base successivo, vado in quello dopo e faccio un punto basso e una catenella. Salto un punto di base successivo e vado in quello dopo e faccio un punto basso e una catenella. E proseguo sempre nello stesso modo. E ci vediamo direttamente alla fine. Chiudo la riga facendo un punto basso nell'ultimo punto, una catenella e giro il lavoro. Faccio il primo punto basso laddove appunto ho eseguito il punto basso della riga precedente, una catenella. Salto lo spazio di una catenella della riga precedente, vado nel punto basso della riga precedente e faccio un punto basso. Una catenella, salto lo spazio di una catenella, vado nel punto basso successivo e faccio un punto basso. Quindi devo proseguire la mia alternanza punto basso catenella saltando la catenella di base. In pratica dove ho eseguito il punto basso eseguirò il punto basso, dove ho eseguito la catenella eseguirò una catenella. Proseguo questo schema per tutta l'altezza fino al giro manica, fino a raggiungere sostanzialmente l'ascella.
e poi dobbiamo effettuare delle riduzioni per fare appunto il giro manica fino all'altezza dello scollo. Quindi vediamo come fare queste riduzioni del giro manica. Per prima cosa, senza fare la catenella, io giro il lavoro nel primo punto basso. Mi avvicino così capite meglio. Nel primo punto basso faccio un punto bassissimo. Nello spazio di una catenella faccio un punto bassissimo. Dopodiché faccio il punto basso. In questo punto basso si dovrebbe inserire il marcapunti, l'ho inserito dopo. Comunque è solo esplicativo, ecco, non è fondamentale. Proseguo secondo il mio schema classico, un punto basso, una catenella, fino al penultimo punto basso della riga. Una volta fatto l'ultimo punto basso di questa riga, vedete che ho inserito il marcapunti, dobbiamo, in modo tale da individuare, ecco, qual è il primo punto basso della riga dopo la riduzione. Allora, come si prosegue? Direttamente giro il lavoro senza fare la catenella. Nel primo punto basso faccio un punto bassissimo e nello spazio di una catenella faccio un punto bassissimo. Dopodiché c'è il primo punto basso e faccio un punto basso e metto subito il marcapunti. Una catenella e proseguo secondo il mio schema. Salto lo spazio di una catenella, vado nel punto basso successivo e faccio punto basso e catenella. Vado nel punto basso successivo e faccio punto basso e catenella e così secondo lo schema che ho eseguito fino ad ora. Mi devo fermare al penultimo punto basso, cioè quello prima del marcapunti. Allora, prima del marcapunti, allora noi abbiamo, dove c'è il marcapunti, l'ultimo punto basso. Il punto precedente è lo spazio di una catenella, quindi io mi fermo nel punto basso prima. Giro il lavoro, faccio un punto bassissimo. Nello spazio di una catenella faccio un punto bassissimo e poi faccio il primo punto basso della riga e metto qui il marcapunti. È molto semplice, dobbiamo fare punto bassissimo e poi si comincia con lo schema. Schema che prevede punto basso catenella, saltando sempre lo spazio di una catenella della riga precedente. Proseguo in questo modo fino al marcapunti, o meglio, fino al punto basso che precede il marcapunti. Arrivato a questo punto valuto se proseguire con le riduzioni o meno, quindi appoggio il lavoro sul cartamodello e vedo che in realtà le riduzioni vanno bene così, non devo andare oltre con le riduzioni, per cui posso proseguire normalmente, devo salire senza fare ulteriori riduzioni fino al girocollo. Quindi per questo spazio, per tutta questa altezza che dipende dal vostro cartamodello, cioè dall'età del bambino sostanzialmente, devo andare dritto. Cosa significa? Tolgo il marcapunti, faccio una catenella e giro il lavoro. Nel primo punto basso faccio un punto basso e una catenella. Lavoro lo schema come l'ho lavorato fino ad ora, salto lo spazio di una catenella, vado nel punto successivo e faccio punto basso catenella, vado nel punto basso successivo e faccio punto basso catenella e così via, saltando sempre lo spazio di una catenella della riga precedente. E arrivo fino al marcapunti successivo. Mi devo fermare proprio dove c'è il marcapunti. Infatti l'ultimo punto basso lo faccio proprio dove ho inserito il marcapunti.
faccio una catenella, il marcapunti lo posso anche togliere, e giro il lavoro. E ripeto lo schema normalmente. Quindi faccio un punto basso nel punto basso sottostante, una catenella, salto lo spazio di una catenella e nel punto successivo faccio punto basso catenella. Salto lo spazio e nel punto successivo faccio punto basso catenella e così via per tutta la riga fino a raggiungere il giro collo, l'altezza del giro collo, dove lì poi dovremo fare ulteriori riduzioni. Raggiunto appunto lo scollo, non vi preoccupate se facendo le riduzioni magari viene quest'angolo retto, non vi preoccupate perché poi si sistemerà successivamente. Vediamo come proseguire per fare lo scollo. Allora, innanzitutto io ho delimitato la metà, ho quindi diviso i punti bassi a destra che sono uguali ai punti bassi di sinistra. Vediamo come proseguire. Faccio una catenella, giro il lavoro, e lavoro il punto normalmente, quindi faccio punto basso catenella. Salto lo spazio di una catenella e nel punto successivo faccio punto basso catenella. Lavoro lo schema così come l'ho lavorato fino ad ora. Ora, dove c'è il marcapunti? Il marcapunti si trova in uno spazio di una catenella, quindi il punto precedente è un punto basso e lo spazio precedente è lo spazio di una catenella. In questo spazio di una catenella io faccio un punto bassissimo e giro il lavoro. Ora, nel punto basso successivo io faccio un punto bassissimo, nello spazio di una catenella successivo faccio un punto bassissimo, dopodiché comincio con lo schema classico, punto basso catenella, salto lo spazio di una catenella e faccio di nuovo punto basso catenella. Lavoro lo schema normalmente fino alla fine della riga. Nel primo punto basso di questa riga io metto il marcapunti, è facoltativo, mi serve per spiegarvelo in modo più chiaro. Una catenella, giro il lavoro e proseguo con lo schema classico fino ai punti precedenti il marcapunti, ad un paio di punti che precedono il marcapunti. Perché lì dobbiamo fare una sorta di riduzione. Allora, il punto che precede il marcapunti è lo spazio di una catenella. Quindi cosa faccio? Dove c'è il punto basso faccio un punto basso normalmente. Poi c'è lo spazio di una catenella prima del marcapunti e in questo spazio di una catenella io faccio un punto bassissimo. Poi cosa faccio? Giro il lavoro direttamente senza fare una catenella. Nel punto basso successivo faccio un punto bassissimo e nello spazio di una catenella successivo faccio un punto bassissimo. Dopodiché faccio un punto basso nel punto basso successivo
e inserisco il marcapunti, così lo individuo. Proseguo secondo lo schema classico fino alla fine della riga, quindi punto basso catenella, saltando lo spazio di una catenella sottostante. A questo punto devo valutare se è necessario fare ulteriori riduzioni. Quindi appoggio il lavoro all'uncinetto sul cartamodello e vedo che in realtà come riduzioni ci siamo, non ne devo fare altre. Quindi ora devo proseguire dritto senza ulteriori riduzioni. Faccio una catenella, giro il lavoro, proseguo secondo il mio schema classico, punto basso, catenella, salto lo spazio di una catenella sottostante e proseguo sempre con punto basso e catenella. Questa volta però proseguo fino al marcapunti, nel senso che l'ultimo punto basso che eseguo è proprio quello dove c'è il marcapunti. Una catenella, giro il lavoro e proseguo con il mio schema classico di punto basso e catenella. Proseguo in questo modo fino a raggiungere l'altezza della spalla. Sempre appoggiate il lavoro all'uncinetto sul cartamodello per rendervi conto. Non vi preoccupate per questo spazio perché lo sistemeremo successivamente. Una volta raggiunta l'altezza della spalla, possiamo chiudere ed eseguire lo stesso identico schema per l'altra metà. Quindi faccio una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Vado a lavorare l'altra metà. Per prima cosa faccio il cappietto iniziale. E mi aggancio al punto più esterno. Diciamo della parte dell'ascella, in poche parole. Faccio un punto bassissimo, una catenella e sempre all'interno dello stesso punto faccio un punto basso. Proseguo secondo il mio schema classico di punto basso, catenella, saltando lo spazio di una catenella sottostante. Ora dovete tornare indietro nella visione del video per ripetere esattamente lo schema che abbiamo già eseguito per la prima metà. Lo dovete ripetere esattamente anche per quest'altra metà, in modo tale che sia eseguito in maniera identica. A questo punto devo ripetere il procedimento per la parte dietro e per il cappuccio. In particolare per quanto riguarda il cappuccio, una volta eseguito questo rettangolo, devo andare a chiudere sovrapponendo i due lati corti e vado a cucire la parte superiore nel modo in cui state vedendo nel video. Quindi prima leggo le due parti e poi vado a fare dei punti bassi lungo tutta la parte superiore, inserendo l'uncinetto da una parte e dall'altra e facendo dei punti bassi. Spero di essere chiara nella spiegazione. In pratica io ho sovrapposto di questo rettangolo, ho sovrapposto i due lati corti e vado a chiudere la parte superiore, facendo semplicemente dei punti bassi. Potete farlo con l'uncinetto, ma potete anche procedere con ago e filo, tranquillamente.
Terminata questa cucitura, faccio una catenella . Taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo e vado a nascondere questo filo. Taglio l'eccesso e in questo modo ho ottenuto il cappuccio. Ora, siccome lo voglio rifinire, soprattutto perché il bordo appunto deve essere rifinito, prendo il filo e faccio il cappietto iniziale. Inserisco l'uncinetto in un punto di vertice, diciamo alla base del cappuccio. Inserisco l'uncinetto nel punto di base del cappuccio. Faccio un punto bassissimo e all'interno dello stesso faccio anche un punto basso. Ora dobbiamo lavorare appunto questo bordo frastagliato e dobbiamo inserire l'uncinetto negli spazi, in particolare io lavorerò uno spazio sì e uno spazio no. Quindi, come state vedendo in video, faccio in uno spazio un punto basso, salto lo spazio successivo e in quello dopo faccio di nuovo un punto basso. Salto lo spazio successivo e in quello dopo faccio un punto basso. E così per tutto il perimetro del cappuccio. Per completare il cappuccio, faccio 3 catenelle, giro il lavoro e ora in ogni punto sottostante vado ad eseguire un punto alto. Quindi in ognuno dei precedenti punti bassi vado ad eseguire ora un punto alto. Proseguo così per tutto il giro. Vedete che ho lavorato proprio tutto questo bordino. Lascio solo la base non lavorata perché tanto quella andrà cucita al corpo, diciamo, del gilet. Quindi faccio una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Vado ad eliminare tutti questi fili in eccesso. Ora ho tutti gli elementi, la parte frontale, la parte dietro e il cappuccio. Andiamo a posizionare, questa è la parte retrostante, diciamo questa è la parte dietro, vado a sovrapporre la parte davanti. Ricordatevi che non c'è un dritto e un rovescio, quindi li andiamo a posizionare e vado a cucire i due laterali e le due spalle. Fatto questo, a questo punto noi abbiamo che la parte dove abbiamo fatto la cucitura è la parte al rovescio. Metto al rovescio anche il cappuccio e lo vado a cucire. Prima di tutto, quindi comincio dalla metà e vado a cucirlo lungo tutto il perimetro del girocollo. Spero che si riesca a capire dal video, cioè tutta la base del cappuccio la vado a cucire lungo il girocollo. Vedete la cucitura che è stata già eseguita. A questo punto cosa faccio? Vado a girare il lavoro in modo tale da avere il dritto. Così vi faccio vedere qual è appunto il risultato sul dritto del lavoro.
A questo punto dobbiamo solo fare delle rifiniture, le stesse che abbiamo fatto nel bordo del cappuccio le facciamo ora sul giro manica e alla base. Cominciamo dal giro manica, faccio il cappietto iniziale e mi aggancio con un punto bassissimo al lato della cucitura dell'ascella. E come ho fatto per il cappuccio, anche in questo caso vado a fare un punto basso nei vari spazi che ci sono sul bordo del giro manica. In particolare lavoro uno spazio sì e uno spazio no, cioè in uno spazio faccio un punto basso, lo spazio successivo lo lascio, vado in quello dopo e faccio un punto basso. Nello spazio successivo non lavoro nulla, lo salto, vado in quello dopo e faccio un punto basso. Non lavoro lo spazio successivo, ma in quello dopo faccio un punto basso. E così via per tutto il giro. Terminato il giro faccio un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. 3 catenelle. In ognuno dei punti bassi sottostanti vado a lavorare un punto alto per tutto il giro manica. Ci vediamo direttamente alla fine. Chiudo il giro facendo un punto bassissimo nella terza delle 3 catenelle. Una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Questo filo poi lo andrò ad eliminare. Lo stesso procedimento lo faccio sull'altro giro manica. Uguale, identico. Lo stesso bordino lo vado a lavorare anche alla base del gilet, solo che in questo caso il giro di punti bassi sostanzialmente è già stato fatto, per cui io vado ad eseguire solo il giro di punti alti. Allora mi aggancio con un punto bassissimo su un punto del perimetro della base del gilet. Preferisco fare cominciare con su un lato dove ho fatto già le cuciture laterali. Faccio un punto bassissimo e ora, visto che appunto già ci sono i punti bassi, vado a lavorare solo il giro di punti alti. Faccio 3 catenelle e in ognuno dei punti bassi sottostanti vado ad eseguire un punto alto. Il gilet è terminato, io spero che questo tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto, spero soprattutto di essere stata chiara perché è un progetto un po' più impegnativo, ho avuto un po' di difficoltà con le inquadrature, quindi spero che sia stato chiaro, per qualunque dubbio scrivetemi nei commenti. Alla prossima, un abbraccio, ciao!